Buonasera a Daniela Pellegrini, buonasera a tutti quanti. Siamo qui per un'intervista a Daniela Pellegrini che ha scritto un libro dal titolo Una donna di troppo, storia di una vita politica singolare e che è edito da Franco Angeli in collaborazione con la Fondazione Elvira Badaracco. E il libro è del 2012. E poniamo la prima questione proprio a partire dal titolo. Ed è il libro dedicato alla sua esperienza, come lo dice il titolo, e al movimento delle donne. Allora, perché proprio nel titolo Una donna di troppo, Daniela? Ah, dunque, forse per due ragioni. Una è quella che io sono sempre stata dentro nel movimento, quella che criticava tutto, nel senso che non ero mai contenta e soddisfatta delle decisioni o delle posizioni. Dall'altra, si può dire, rispetto al fatto che io, rispetto alla teoria della differenza, che è quella che praticamente ha coinvolto tutti il movimento, soprattutto quello italiano, ma comunque anche estero, non ero particolarmente affezionata. Per cui, appunto, questo mio lato, come dire, critico molto forte, mi ha tenuto anche un po' in disparte, e molti mi hanno tenuto in disparte, perfino molte si sono dimenticate che esisto, se non quelle che io frequento quotidianamente. Ma forse mi hanno dimenticata anche perché, essendo forse la prima che ha deciso di fare un gruppo nel 1964, che poi ha cambiato due volte nomi, a quell'epoca io era come se il movimento delle donne non fosse ancora esistito, se non quello fosse americano, di cui abbiamo saputo a posteriori l'esistenza grazie a, non soltanto a Carla Ronzi, come dicevamo l'altro, che ha portato in Italia l'autocoscienza, ma anche per il fatto che i giornali si sono riempiti di queste notizie. E io ricordo all'epoca che ne ero molto colpita. Cosa devo dire di più? Se si è capito. Proseguiamo da questo. Come dire, quindi il libro è una testimonianza e un'elaborazione intorno a questo capitolo che, come dire, non è ancora preso in considerazione e non è riconosciuto. Io noto che quando vado nell'introduzione a libri sul femminismo in Italia, partono dall'esperienza delle Ronzi, appunto, che tra l'altro, come dire, è citato, ma è rarissimamente comunque ripreso in considerazione. Viene citato come dire, un fiore storico, ma poi passano subito a raccontare, diciamo, la storia tra il movimento, diciamo, che è sorto se non erro, insomma, con la traduzione di Speculum di Luce e Rivarai fatta da Luisa Muraro, qui, come dire, che è un po' la base, insomma, del pensiero della differenza, all'altro movimento, che era il movimento della donna e che è nato in connessione col Partito Radicale. Cioè, Partito Radicale. il movimento di liberazione della donna, sì. Ah, ok. Quello che si Ecco, io sigla appunto era questo. MND, sì, non parlo di movimento delle donne lì, ma il movimento di liberazione della donna che era sorto a fianco, diciamo, del Partito Radicale, comunque, indipendente ma connesso in qualche modo a quello. Sì, ma quello no, come le dicevo anche nello scambio di me che ci siamo fatti.
per noi del Movimento delle Donne, quello appunto radicale, quello che ha avuto un suo percorso autonomo, con le parti cosiddette istituzionali non aveva niente a che fare, né si ispirava a queste posizioni, diciamo, più istituzionali, compreso in fondo anche l'Unione Donne Italiane, che allora esisteva già. Il fatto che non sia molto citato e conosciuto il mio libro è una delle ragioni per le quali io l'ho anche scritto, l'ho fatto questo libro, non pensando di volerlo davvero scrivere, ma dare testimonianza di un percorso diverso da quello di un'elaborazione teorica che ha sopraffatto, secondo me, la pratica reale delle donne, compresi appunto i gruppi di autocoscienza, che a un certo punto sono stati anche in qualche modo aboliti e negati, facendo sostituire la pratica dell'autocoscienza con l'analisi dell'inconscio, in cui lei è sicuramente molto coinvolto, che è stata trapiantata nel movimento, e le dirò che io anche lì ho posto delle grandi resistenze. Lei, avendo letto il libro, l'avrà visto, che io affermavo che la cosa più importante era di creare una materialità tra donne molto reale ed esplicita anche nella valorizzazione delle relazioni tra donne, dove appunto per me il rapporto psicanalitico, questa materialità e collettività di relazioni veniva meno. Ecco perché, io nel libro lo spiego forse più esaurientemente. Ecco, poi dall'altra parte io questo libro l'ho voluto scrivere proprio perché io mi sono sempre trovata molto in disaccordo con l'elaborazione teorica ad alto livello che nascondeva le vite vere delle donne che erano coinvolte nel movimento, nel senso che la materialità non veniva, come dire, esplicitata. In più, se lei pensa che il Movimento delle Donne si è basato su concetti come appunto il privato e il politico e il collegamento tra la vita reale e personale con la politica è stato un tutt'uno, il fatto di farlo diventare una cosa di teoria a cui una doveva accedere come davanti a, come dire, un'esposizione quasi cattedratica di è una metodologia, diciamo, che io non apprezzavo e continuo a non apprezzare, per cui il mio libro doveva essere come invece il racconto proprio di una vita politica collegata sia ai pensieri che alle pratiche e alle emozioni che questa pratica politica metteva in campo, che è una pratica politica che hanno messo al mondo le donne, ecco, pratica politica che secondo me non è mai stata presa in considerazione prima e che forse adesso in qualche caso viene sfruttata da altre situazioni senza mai, come dire, dare riconoscimento al movimento di aver creato delle pratiche, dei modi di fare politica anche diversi. Quindi prima che, diciamo, per dire così, porre obiezioni all'elaborazione teorica del pensiero della differenza, la questione c'è per un verso che, come prima accennava anche a posizioni cattedratiche, quindi la questione è che com'è che la teoria universitaria costituisce sempre una deviazione, un fuorviarsi di strada rispetto all'essenziale di una pratica di vita, cioè quando diventa un sapere universitario rischia che ha già perso l'anima, c'è un po' questo, sì, prima ancora di... Prego. Io penso proprio di sì, e poi rispetto al movimento, nel movimento adesso c'è una grande corsa al riappropriarsi
del rapporto con le cosiddette nuove generazioni. Le donne che non hanno fatto autocoscienza e non hanno fatto quel percorso vanno a scuola di femminismo, non praticano una politica diversa tra di loro per costruire in concreto delle cose, vanno, come dire, a istruirsi, non so se mi spiego, e questa frattura è dovuta, dal mio punto di vista, all'abbandono di una pratica politica come l'autocoscienza, che è una pratica politica inventata dalle donne, mentre qualsiasi altra pratica esistente non è loro material, non l'hanno messa al mondo loro. Ecco, si sono ritrovate pratiche come l'analisi dell'inconscio, in più di un inconscio che secondo me è già preformato a una deviazione della possibilità di liberazione delle donne, perché, come dire, parla a posteriori di qualcosa che è stata una scelta culturale a priori, per cui appunto questo forse può confermare il fatto che io mi chiami e mi definisca una donna di troppo. Sì, sì. Riprendendo lo stesso, la seconda parte del titolo, in che cosa che cos'è che ritiene che sia come dire lo specifico della singolarità di questa, che la definisce appunto la storia di una vita politica singolare? È chiaro che è di quel che ne sta parlando, ma si può dirlo in un modo. La singolarità del mio di percorso, dice. Esatto, il percorso, come potrebbe dirla? D'accordo, io ho letto il libro e non c'è via che leggerlo il libro. Ma invito ciascuno a leggerlo. Mm. Ma come lo definirebbe lei? No, potrei dire che secondo me la mia singolarità, di quello vado fiera, è di non aver mai, come dire, prestato attenzione a una possibile seduzione di quella che io chiamo la seduzione del maschile, nel senso che sia rispetto al movimento, diciamo, di piazza, dove c'era la rivendicazione di una parità che io ho sempre deprecato con gli uomini, oppure una rivendicazione di cose che venivano chieste, domandate a qualcun altro che non a se stesse, non mi andava bene, oppure appunto tutte quelle donne che pensano che entrando nelle istituzioni, comprese le università, siano libere di esprimere una reale libertà soggettiva. Ecco, io sono sempre stata contraria a tutto questo, per cui divento di troppo, ma anche molto singolare, perché le seduzioni che il mondo, che è un mondo maschile, poi lei saprà bene, seduce in vari gradi chiunque viva in questo mondo, anche perché si pensa sempre che non esista un mondo alternativo a questa, come possibilità di crearlo, un mondo alternativo, un mondo che esca, diciamo, dal simbolico che definiremmo, anzi che si definisce fallico, come lei ben sa, e che apra una nuova chiave di lettura del senso dell'esistenza, sia per uomini che per donne, questo sicuramente, non è certo nei miei pensieri che le donne devono sostituire gli uomini, ecco, è un diverso modo di interpretare la vita e la pratica, sia materiale che appunto simbolica, dato che se materiale non è, simbolica non diventa. Si può dire che l'obiezione più importante sia ancora quella che, come dire, che una buona parte delle risposte del movimento delle donne è ancora compromesso
con questo impianto fallico, insomma. Sì. Sì. Siamo a... Nel senso che io penso che sia, diciamo, la simbologia che contorna, dai contorni del cosiddetto uomo maschio e quello della donna femmina, fanno parte di quella, del simbolico fallico, non se ne discostano, neppure quello della donna che appunto, per arrivare agli assurdi, è piena di pace, di amore, di dedizione, qui e là e su e giù, in senso così molto spiccio, nel senso che sia l'uomo maschio che la donna femmina in questa società fallica è un giano bifronte, è una divisione di non solo di ruoli, come poi di fatto è, ma di una concezione che crea e persegue un dualismo che poi si espande a tutti i livelli di senso, no? Quando appunto l'uomo, la ragione, sempre per parlare in termini anche un po' vecchiotti a questo punto, perché si spera che qualcosa si sia cambiato, e la donna invece la natura, l'emozione, l'emotività, ecco, sono tutte palle falliche, per poter sfruttare meglio le donne, ecco, questo è poi il sunto della cosa, e di pigliare potere, io penso soprattutto rispetto alla cosa, come dire, biologicamente sessuata, di chi aveva potere sulla procreazione. Gli uomini hanno tramutato il non poter, come dire, partorire, alla faccia dell'invidia del pene, in un'invidia di non poter avere controllo delle nascite, e ha messo in piedi violentemente la possibilità di farlo, a cominciare dallo stupro al mettere il proprio nome, a vietare alle donne di... Ecco, allora io penso che questo debba essere e venire superato, perché la specie umana sia una specie che non sia la peggio che esiste sulla faccia della terra, perché io penso che la specie umana ha risolto i propri conflitti e i propri modi di essere in modo veramente che se viene una marziana sulla terra non è mica molto, non apprezzerebbe comunque, ecco, insomma, non so se, e forse è anche molto difficile spiegare queste cose in due parole, soprattutto semplici, sì, cosa che cerco di fare, perché non voglio arrivare a esprimermi nei massimi sistemi come al solito, ma sto parlando di vita e pratica reale, no? Che poi si conclude in una possibilità più o meno di felicità delle esistenze di tutti, ecco. Infatti appunto io penso che la differenza uomo-donna, maschio e femmina è la più brutta che esista, ecco, anche se dovendo significare che il mondo, nel mondo ci sono molte differenze e diversità e chi ce ne dà la possibilità, non apprezziamo questo fatto. Io sono per le singolarità plurime, ognuno poi è diverso dall'altro e ha i suoi limiti, basta riconoscersi i propri limiti, metà anche biologicamente parlando, gli uomini seminano e le donne partoriscono, per accettare le diversità di tutti, fino ad arrivare al razzismo, perché i figli altrui sono i nemici diventati per gli uomini, non fanno che guerre. Sì, la domanda che mi viene da porre è questa. Per un verso, come dire, queste istanze di un'altra vita non le ritrova nell'odierno movimento delle donne per
il modo in cui, come dire, ha abbracciato e abbraccia una soluzione della questione che è filosofica, o che forse è semplicemente anche, come dire, insomma, di posti al sole, di posti universitari nell'ambito della cultura, perché da, come dire, fuori dal mondo universitario ci sono varie istanze di donne che conducono una vita e un'interrogazione su queste questioni che siano note? Già da sua non lo è quel che mi chiedo, cioè per un verso c'è che da quella che dovrebbe essere la punta dell'elaborazione non arriverà trasformazione perché assume parzialmente, no? C'è questo compromesso con lo stesso impianto gerarchico sociale che è quello impiantato su, questo lo riconosco bene, agli uomini. E dall'altra parte però da dov'è che nota la trasformazione? Cioè qual è la sua lettura oggi della, come dire, della direzione in cui vanno le donne? Rispetto alle donne? Sì, come dire, che cosa si aspetta lei oggi dalle donne per intendere la questione? Oddio. Cioè, le sto dicendo, non dalle filosofe, che cosa si aspetta dalle altre donne? Quello che mi aspetto è fondamentalmente di non... cioè di quello che poi di fatto non avviene, perché è difficile dire cosa desidero io dalle donne, ma potrei riassumerlo nuovamente del non essere affascinate da una valorizzazione di due sessi così terrificantemente orrendi, tutti e due, non mica solo gli uomini, nel senso che questo dualismo sessuale è la cosa che impedisce la libertà del singolo. In più in questo momento non è così evidente che la sessualità sia così fondamentalista e divisa in due. Il mondo ce lo dice, no? Ci sono modi di essere, di vivere la propria sessualità in modi completamente diversi l'uno dall'altro, con sfumature, dove poi in questo mondo vengono, come dire, costrette, negate queste diversità, anche a livello sessuale, ma anche a livello di modi di essere. Ecco, io sono sul il relativo plurale. Ecco, io vorrei che l'umanità si basasse su un relativo plurale che valorizzasse la soggettività, ma non l'individuo, nel rispetto delle soggettività e diversità di tutti. Ecco, allora io avevo perfino fatto una considerazione stravagante su questa cosa della pedofilia degli uomini maschi, che per poter amare i bambini, siccome nessuno gliel'ha insegnato e nessuno gli ha detto che potrebbero accudirli e di amarli come bambini, li amano non con il cuore, ma con qualcos'altro. Ecco, allora per me questa è una castrazione dell'uomo, della sua possibilità di amare col cuore e non soltanto con quello che per lui evidentemente rappresenta la sua potenza e la sua virilità. Non so se mi spiego, io credo di forse faccio dei discorsi un po' confusi, giusto? Lei riesce a capire cosa intendo, ma le assicuro che anche per me è difficile. E veniamo dalla parte, diciamo, degli uomini. Allora, appena per rispetto a questa conversazione, ce ne vorrebbero infinite, appena per concludere, il Cotefam, ci sono stati
dei piccoli passi in direzione di quello che dice, ma quel che resta da fare è ancora tutto da inventare, mi pare di dover dire. Per quanto riguarda gli uomini, prima di porre la questione, le pongo una nota mia che trovo leggendo molte cose, appunto anche di psicanalisi, su queste questioni. È un ritornello, e che dovrei anche datarlo storicamente, penso che sia già fin dall'inizio della psicanalisi, dovrei dire che nasce con la psicanalisi la questione della presunta crisi del padre. Ora, ci sono molte teorie, comunque a partire dal primo insegnamento di Lacan, eccetera, c'era già il declino del padre, il declino della metafora paterna e di tutte queste cose qua. Apparentemente oggi anche da sociologi e psicologi e quant'altro, insomma, esperti della comunicazione e della pubblicità, anche della comunicazione, e si ritiene che ci sia questo declino parziale del padre, della funzione paterna, di queste cose qua. Io non la condivido, io sono qualcuno che lavora, eccetera, e io vedo che mi sembra che l'impianto è una roccia, purtroppo, ed è solo una patina di facciata. Ecco, lei, rispetto comunque a se c'è qualcosa che in questi anni, in questi ultimi decenni è cambiato qualcosa secondo lei di questo impianto maschile? È stato scalfito? Qualcosa si è trasformato? O è solo, come dire, una presunzione morale, cioè di alcuni che si ritengono più buoni e in realtà razzolano come tutti gli altri? È la mia idea, lo dico chiaramente, tra l'altro. Vabbè, a livello globale e mondiale non è da dire, perché non so se si vede cosa riescono a fare i jihadisti, lì come si chiamano, piuttosto che nel mondo non è neanche da contemplare questa possibilità. Da noi, nell'Occidente, nella parte diciamo occidentale, io penso per esempio a questo termine che viene usato ultimamente di femminilizzazione del lavoro, dove tutti piangono perché anche gli uomini sono ridotti ad essere come le donne, cioè lavoro precario, sempre meno soldi, per cui la femminilizzazione del mondo è una gran sfiga, scusa l'espressione, nel senso che viene usato un termine per dire che le cose vanno male, giusto? E per cui appunto anche gli uomini che, ci sono questi uomini che dicono che vogliono fare i mammi, ma che facciano i padri? Non ho capito perché si devono chiamare mammi se hanno un cuore, riescono ad avere rapporti con bambini che siano decenti, ecco. E per cui è tutto un susseguirsi di fraseologie, di affermazioni che secondo me lasciano molto il tempo che trovano in questo momento. A livello mondiale, come ho detto, è assolutamente inutile neanche prospettarlo, ecco. Che poi appunto ci siano degli uomini simpatici, questo posso anche riconoscerlo. Ecco, non mi sento di dire che siano interessanti, ecco, neanche in quello che mettono al mondo in questo momento, ecco. Non riesco a vedere. Io poi mi dedico soprattutto a ciò che potrebbero o vorrebbero essere o fare le donne, alla ricerca di essere libere da questi condizionamenti, ecco. Che gli uomini inizino a liberarsi dai propri, e speriamo, ma io non lo vedo. Ho conosciuto molti uomini gentili, perché se lo potevano poi permettere, perché poi anche questo, le condizioni, come dire, oggettive e materiali rimangono sempre abbastanza simili, compresi il meno lavoro per le donne, più lavoro in casa, il famoso doppio sì, che a me mi fa rizzare i capelli in testa, e non so se lei sa di questo doppio sì che il movimento ha,
sia il lavoro fuori che quello in casa, naturalmente solo per le donne. E questo è un, diciamo, un prodotto del femminismo attuale. E salari inferiori, non possibilità di carriere, cioè io non vedo dei grandi cambiamenti, se non fosse da donne cooptate da politici piuttosto che, oppure usate per favorire e far progredire un'economia che bisognerebbe spazzare via dal mondo. Ecco, se loro sono anche più brave degli uomini, adesso passa questo ritornello, no? Che le donne sono molto più lavorative, impegnate, eccetera, per mantenere quello che è l'economia o la produttività attuale, è per me un errore fondamentale. Ecco perché sono di troppo, perché tutte pensano il contrario di quello che penso io nei vari campi. Sì, c'è il sì, non sono questioni facili. Non so se si possa porre la differenza che sto per dire, però diciamo, da una parte c'è la responsabilità maschile nel tenere questo impianto che è millenario, insomma. Da una parte c'è la responsabilità che hanno gli uomini a mantenere il funzionamento delle cose tale quali sono state impostate da millenni più che da secoli. Dall'altra parte, oggi, almeno nell'Occidente, comunque c'è un leggero scarto. Non è che passiamo, come dire, dal dominio completo degli uomini al fatto che le donne non possano fare nulla. E quindi c'è la questione anche là dove c'è questo scarto, quelle volte che questo scarto c'è, perché mi sembra il discorso sulla servitù volontaria, perché c'è, come funziona questo aspetto che anche poche donne imboccano la via, diciamo, dell'indipendenza? La via? Dell'indipendenza, cioè che mantengono la servitù volontaria. Beh, perché sono allevate per farlo, nel senso che a parte che non hanno, come dire, 2000 anni di storia dietro di sé che le riconosca un valore, sono sempre state denigrate, represse in tutti i campi, tutti i livelli, cioè a livello di una valorizzazione, di un senso di valore di se stesse, sono secoli che vengono, come dire, rese mute, cioè si sentono perfino colpevoli delle colpe altrui, e questo appunto non è cambiato di molto, nel senso che al limite anche gli uomini fanno la stessa cosa. Per poter dimostrare di essere maschi devono fare certe cose, per dimostrare che sono di essere donne bisogna fare certe altre, comprese quelle di essere sempre belle, giovani, appariscenti. Ecco, voglio dire che questo è impregnata tutta la cultura di queste imbonimenti, diciamo. Per cui non ci si può stupire che le donne, dopo secoli che tra gli altri gli uomini non hanno fatto che cercare di dimostrare l'inferiorità femminile, hanno scritto trattati, hanno fatto concili di Trento per dire che non c'avevano manco l'anima. Vuol dire, come fa una donna a sopravvivere? Io questo me lo chiedo. Anzi, tanto di cappello che hanno resistito, perché se altrettanto fosse stato per i maschietti non credo che starebbero molto bene. Sì, dalla parte dei maschi quella cosa lì forse, come dire,
ha ricevuto i nomi dal marxismo, quello, insomma, cioè la lotta di classe, perché non è che l'impianto faccia tutti gli uomini felici, per nulla. E può darsi che gli infelici sono appunto quelli che non hanno modo di esprimerlo. Ma non è la stessa posizione, questo lo riconosco. Là dove l'uomo non ha nessun potere, in realtà ce l'ha in famiglia, con le mogli, con i figli, ce l'ha nel cortile, con gli animali. Non è simmetrica e non c'è una posizione uguale. La domanda sembra, come dire, sembra un impasse senza via di sbocco, ovvero, e per un verso lei mi pare privilegia, diciamo, quel che di trasformazione interviene, può intervenire, si inventa nella vita quotidiana. Per l'altro verso però è tutto l'impianto culturale che produce quello che ha appena detto, no? Rispetto alle donne, per esempio. Per cui non è che la battaglia sia solo quotidiana, ma la battaglia è anche teorica. Ed era una domanda che sembra più piccola, eccetera. Cioè, fin dall'inizio, la sua esperienza ha avuto il risvolto della scrittura, non più universitaria, d'accordo, non più antropologica, come poteva permetterselo, eccetera, ma avete fatto riviste, avete fatto interventi, insomma, questa scrittura è anche quel che in buona parte, almeno metà del libro, costituisce la sua testimonianza, no? Sì, quindi sì. È una doppia battaglia, diciamo, sia nel quotidiano che in quel dibattito culturale che al momento sembra preso a alto livello da queste filosofie. Sì, sì, ma è chiaro che gli strumenti che esistono in questo mondo li si è anche costretti a usare e anche sono utili, perché se no non ci si capirebbe, nel senso che uno parla un'altra lingua. Io molto spesso ho avuto questa sensazione di parlare, non essere ascoltata, perché non riuscivo ad esprimere delle cose diverse da quelle che normalmente dovrebbero essere dette per convincere, ecco. Per cui è una situazione anche difficile. Infatti io ho messo insieme il libro con tutte delle scritture che io ritenevo private e personali, quasi dei diari, per riconoscermi, cioè per leggermi, sapermi e darmi esistenza, costretta dal fatto che la vita vera, quella reale di relazione, di felicità anche, non mi dava questo riconoscimento. Ho dovuto usare una metodologia antica, e non voglio dire che sia lo scrivere in sé sia demonico, ma io l'ho dovuto usare per darmi come esistenza, cosa che nella vita del mondo in questo momento percepisco come inesistente per questa nuova prospettiva e questo nuovo sguardo che dovrebbe nascere dal movimento delle donne. Questo forse rimprovero, ma lo rimprovero anche a me stessa, perché i miei limiti sono tali e quali, insomma, se non forse un pochino meno rispetto a certe cose, ma sono anch'io nata e imbevuta. Il virus, siamo portatori insani dello stesso virus, ecco, che ciascuno dovrebbe accorgersi di questo, ecco. No, e sta diventando un po' faticoso questo nostro colloquio, ecco. Sì, siamo giunti, diciamo, a una sua conclusione, insomma, rispetto a questo. Io auspico che, è chiaro che potremmo, cioè, io da lettore anche teorico, è chiaro che avrei questioni anche singolari proprio sui testi che ho letto, che ho commentato, eccetera, però rispetto
annessaggio, no, di questa sua scrittura, di questo suo libro, mi pare che abbia detto alcune cose essenziali, no? Che non sia che non sia rimasta al di qua della comunicazione, e spero anch'io di aver posto qualche domanda, per cui qualche elemento, no, si può ben trarre da questa conversazione. Io ripeto qui il libro, appunto, il titolo, allora, Daniela Pellegrini, una donna di troppo, storia di una vita politica singolare. Posso farglielo vedere? Sì, perché io ho, come dire, ce l'ho digitale, quindi non sono in condizioni di mostrarlo. Eccolo. Quindi, se ha qualcosa da dire ancora, altrimenti io Daniela la ringrazio per questa conversazione, per questa parlata generosa. E può darsi che ci sarà qualche altra. Due cose: spero che la specie umana si possa rigenerare e non riprodurre a livello sessuale, ma rigenerare. E dall'altra, credo che mi rigirerò nella tomba, perché non potrò mai vederlo. La ringrazio comunque di questa intervista e di avermi voluto parlare.